È uscito su Netflix da qualche settimana il nuovo film del regista francese Alexandre Aya, un regista che per tanti è conosciuto per il film Alta Tensione, per il remake delle Colline Hanno gli Occhi. Solamente 2 anni fa era uscito Crawl, Intrappolati, un film con il coccodrillo gigante, no? In questo scantinato e con la protagonista che doveva salvarsi. Il nostro Alexandre Aya è un regista che cerca ogni volta di creare dei lungometraggi dove la tensione, specialmente alta tensione, almeno in un film del passato molto ricordato, la tensione sia sempre presente, onnipresente. E in questo caso, questo Oxygen, il suo nuovo film, purtroppo reperibile esclusivamente su Netflix, ha saputo veramente convincermi, colpirmi, intrattenermi e coinvolgermi. Allora, da quando sono riaperte le sale io non riesco a star dietro ai film sulle piattaforme come prima, perché ovviamente do la prevalenza al cinema visto in sala. Però ovviamente il film di questo regista, il nuovo film, lo volevo vedere, quindi con un po' di ritardo ho cliccato play, mi sono sparato questo Oxygen e vi devo dire la verità. È un film che mi ha subito colpito sia per la trama molto accattivante, sia anche per i risvolti che poi prenderà questa trama. Sicuramente non ci troviamo di fronte ad un qualcosa di originalissimo, tanti espedienti e tanti temi visti e utilizzati in questo film li abbiamo già notati e scovati in tanti altri film, anche in capolavori del passato. Fatto sta che però secondo me nel cinema è giusto anche utilizzare cose già viste, perché l'importante è la messa in scena, l'importante è il pensiero del regista. Quanti film d'amore abbiamo visto di un ragazzo e di una ragazza che si innamorano? A migliaia, però ovviamente ogni volta il regista ci mette il proprio tocco, quindi è anche importante prendere dei temi già visti e magari metterli in scena in maniera diversa, in una storia totalmente diversa che magari possa avere qualcosa in comune. E secondo me il nostro Alexandre Aya, prendendo un po' di qui, un po' di là dai film di fantascienza, anche i film che hanno fatto la storia, riesce a dirigere questo veramente film dove la tensione è sempre presente, dove chi soffre di claustrofobia sicuramente durerà fatica ad arrivare alla fine. Io, ad esempio, non soffro di claustrofobia, ma in certi momenti ho percepito proprio la sofferenza, perché parla di questa donna, questo film, una donna che si risveglia in un futuro non precisato all'interno di una capsula criogenica. Non si ricorda chi sia, non ricorda il suo nome, ha dei vuoti di memoria con qualche flash che ogni tanto le fa ricordare qualcosina, non sa dove sia, dove si trovi, non sa se sia stata rapita, se ci sia finita dentro di sua spontanea volontà, ma soprattutto dove e chi è e come fare a parlare con l'esterno. L'unica voce con cui potrà avere un dialogo è questa intelligenza artificiale, la voce di questa intelligenza artificiale, Milo, che non risponderà a tutte le sue domande, a cui dovrà porre delle domande precise e tecniche per avere determinate risposte. Quindi già vedendo questa cosa può venirci in mente film come Buried Sepolto, per me totalmente inferiore a questo film Oxygen. Possiamo pensare, se vediamo un protagonista che parla con un'intelligenza artificiale, ai capolavori della storia del cinema come 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Lì avevamo Hal, in questo caso abbiamo Milo. Abbiamo Milo, oppure se penso al Moon di Duncan Jones, lì avevamo Gertie, vi ricordate? Insomma, l'intelligenza artificiale che ha uno scambio con l'uomo, ma comunque Her di Spike Jonze, mi viene in mente Io e Caterina con Alberto Sordi e Edwige Fenech, insomma ne hanno fatti tantissimi di film di questo tipo, poi bisogna vedere come. E seppur il nostro regista prenda e utilizzi espedienti certamente non originali, certamente non visti per la prima volta in Oxygen, riesce a costruire una storia, grazie anche alla sceneggiatura di Christy LeBlanc, una sceneggiatura veramente coinvolgente, una sceneggiatura che regala anche dei colpi di scena inaspettati e che riesce a tenere 1 ora e 40 lo spettatore col dubbio persistente di cosa stia per accadere. È un film che sicuramente ti fa provare un senso di claustrofobia, un senso anche di malessere, perché te in continuazione ti domandi: ma chi è questa? Ma come c'è finita? Ma soprattutto cosa c'è al di fuori di questa capsula criogenica? Ovviamente tramite Milo, la nostra protagonista interpretata da Melanie Laurent, bravissima, cerca di mettersi in contatto e riesce anche a mettersi in contatto ad un certo punto con la polizia, con le forze dell'ordine, riesce a spiegare la sua situazione ogni tanto a questi continui flashback di un passato che non si sa.
ovviamente a che periodo risalga, in cui magari si rivede lei con il camice, vede dei topi, vede degli esperimenti in laboratorio. Caspita, ma cosa sta succedendo? Ecco, io non voglio dirvi di più. Vi posso solo dire che il nostro regista riesce, secondo me, a fare un'opera veramente valida. Un film che al cinema avrebbe reso molto di più. Io un film del genere l'avrei voluto vedere su grande schermo, come del resto ogni film. Fatto sta che è riuscito veramente a convincermi, senza mai annoiarmi. La fantascienza non è nemmeno uno dei miei generi preferiti, però qua la fantascienza si mischia proprio al thriller. Noi vogliamo sapere, la messa in scena è veramente valida, così come la fotografia. La fotografia è molto valida, e anche proprio questo voler cercare di raccontare una storia che non si sa da dove inizi, non si sa dove possa andare a parare e non si sa quale possa essere la fine della nostra protagonista. Quindi una ottima messa in scena, un film che si svolge tutto in un campo ristretto, perché non ci troviamo sottoterra in una bara, ma ci troviamo comunque in una capsula criogenica. Io non vi dico in che luogo, in che posto si trovi. E secondo me è un film che è passato fin troppo in sordina, ne ho sentito parlare molto poco e mi auguro che lo possiate vedere, perché secondo me è di gran lunga superiore a Crawl, Intrappolati, che comunque era un film che poi, diciamo, prende la strada della tamarraggine. Mi aspettavo una cosa diversa, però insomma mi divertiva. Secondo me è uno dei migliori film del nostro regista francese, seppur, ripeto, non brilli certo di originalità. Però, nonostante le cose che noi vediamo all'interno del film siano già state viste in altre opere cinematografiche, il nostro regista, grazie anche a una sceneggiatura brillante, riesce proprio a metterle in scena e a raccontarcele in maniera diversa da come magari le abbiamo viste affrontare in altri film. E questa è una cosa importante, perché vedendo questo film non solo ti può venire in mente 2001 Odissea nello spazio per l'intelligenza artificiale, ti può venire in mente il Moon di Duncan Jones, ripeto, anche per altri temi di cui certo non voglio parlarvi adesso, altrimenti vi rivelerei troppo e già sapreste dove potremmo andare incontro, a cosa potremmo andare incontro. Allo stesso tempo, ripeto, è un film che gioca molto anche sulla bravura dell'attrice protagonista. Mélanie Laurent è stata un'attrice, secondo me, scelta molto bene. Noi percepiamo la sofferenza, l'ansia che questa sta provando in una situazione in cui, non l'ho detto, l'ossigeno sta sempre più scarseggiando. Quindi lei ha i minuti contati, le resta tipo una cinquantina di minuti da vivere, perché l'ossigeno sta sempre più diminuendo e scarseggiando. E quindi capire dove si trovi, capire perché è lì dentro, capire come uscirne dal momento in cui, se tu provi ad aprire questa capsula criogenica, comunque delle scariche elettriche verrebbero subito emanate, quindi resteresti anche ferito. È molto difficile come contesto questo per cercare di salvarsi. È una situazione molto difficile da gestire. Fatto sta che il nostro regista francese riesce in un film di 1 ora e 40 a farci stare con l'ansia, in certi momenti proprio con l'angoscia. Con una bella fotografia, con una bella messa in scena. C'è una scena in cui la nostra protagonista, che capisce molte cose in più, e nel frattempo la macchina da presa inizia a girare in maniera circolare, inizia a percorrere questo cerchio, e sinceramente quella scena lì mi ha messo veramente tantissima ansia addosso, così come un'altra scena in cui forse si può scoprire cosa ci sia al di là di questa capsula criogenica. Io non vi dico altro, vi posso solo dire che il film è reperibile su Netflix. Non è certo il film insomma del secolo, non è certo un capolavoro, ma è comunque un film molto valido che mi è piaciuto tantissimo. Un film che spero vi possiate vedere su uno schermo il più grosso possibile, perché ci sono delle scene che proprio anche grazie anche a delle casse che, se magari potreste godervelo ancora di più. Ci sono delle scene che meritano di essere viste su grande schermo, con delle casse che proprio attraverso il Dolby Surround possono immergervi in questa situazione. Però purtroppo il film non è arrivato nelle sale, quindi magari come me dovrete comunque assorbirvelo in un televisore che non rende giustizia al tipo di film. Fatto sta che questa è stata la mia possibilità di vedere il film. Di più non potevo fare, perché se non è uscito in sala, ragazzi, meglio che non vederlo, vediamocelo su Netflix. Un film che comunque, di cui se ne parlava dal 2017, Anne Hathaway doveva essere la protagonista inizialmente, poi ci sono stati dei cambiamenti. Sono molto curioso di sapere
di sapere la vostra. Sono molto curioso di sapere se vi è piaciuto, se siete rimasti anche soddisfatti dai colpi di scena, se questa trama vi abbia colpito, seppur, ripeto, non è che gli espedienti siano proprio originali, però se siete d'accordo con me che è anche giusto portare avanti storie che sì, utilizzino anche cose già viste, ma in maniera diversa, cioè io penso che anche voi siate d'accordo, perché altrimenti bisognerebbe cassare, penso, 9 film su 10, perché ormai è stato già detto tutto, è stato già raccontato tutto, quindi c'è anche l'intelligenza dell'autore di dire ok, parliamo di una storia di alieni, non c'entra nulla in questo caso, però gli alieni sono stati già trattati 1000 volte, vediamo quest'oggi come potremo affrontare una storia con gli extraterrestri protagonisti. Facciamo una storia d'amore, però caspita, quante storie d'amore sono state fatte. Ultimamente Joe Wright ha fatto La donna alla finestra, che ha utilizzato tantissimi espedienti icicocchiani, dalla donna che visse 2 volte alla finestra sul cortile in particolar modo, eppure il film, seppur non brilli di originalità, riesce ad essere comunque un film molto carino, che mi è piaciuto. In questo caso, secondo me, ci troviamo di fronte ad un film superiore, superiore perché comunque il regista ci mette anche del suo, perché riesce anche, grazie ad una messa in scena superiore per me a quella di Joe Wright e a una sceneggiatura che riesce a rimescolare le carte in tavola e anche a saperci sorprendere con cose che non ci si aspettava prima di vedere, insomma, vedendo il film, perché c'è la prima parte in cui sembra che la situazione sia stata bene o male compresa, e poi una seconda parte in cui si rimescola il tutto. Quindi, secondo me, anche a livello di sceneggiatura c'è un bel lavoro e si utilizzano delle cose già viste, ma in maniera diversa dal solito. Quindi fatemi sapere la vostra. Vi invito anche a recuperare l'ultima puntata di Facce di Nerd, dove ho avuto il piacere di partecipare. Troverete il link qua nelle informazioni. E adesso faccio una minima parte spoiler, ricordando di abbonarvi al canale, perché abbonandovi potreste ricevere in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana, e nelle info troverete anche tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social. Un caro saluto ragazzi, e se non avete visto il film vi esorto a non proseguire con la visione di questa recensione, perché sicuramente vi andreste ad ascoltare delle considerazioni che potrebbero rovinarvi la visione nel caso non voleste saper niente della trama. Un caro saluto, e gli spoiler stanno arrivando. Allora, sin dall'inizio la situazione è molto strana e molto tesa, e io questo senso di pericolo l'ho percepito insieme alla protagonista. Fin dall'inizio mi domandavo cosa ci fosse al di là di quella capsula criogenica. Le scene in cui lei riesce a mettersi in contatto, grazie a Milo, con i carabinieri, con la polizia. Questa polizia che poi scopriremo essere in realtà ovviamente d'accordo con il governo, dal momento in cui noi scopriamo, seppur cerchino di far credere alla nostra protagonista che stia avendo allucinazioni e che quindi tutti i flashback che ha avuto siano falsi, scopriamo invece che lei è in viaggio da 12 anni su questa capsula, quindi che si trovi nello spazio per raggiungere questo pianeta da colonizzare, perché c'è un virus sulla Terra che sta uccidendo tutti, e le prossime generazioni ovviamente sarebbero le ultime. Si parla delle ultime 2 generazioni prima della fine del mondo, fra 2 generazioni il tutto finirebbe. Quindi ovviamente questa nostra scienziata, premio Nobel, scopriamo, viene mandata su questo pianeta per cercare di colonizzarlo. E ovviamente è un film anche che esce in un periodo in cui la pandemia l'abbiamo vissuta, in un periodo in cui purtroppo siamo stati in casa e abbiamo avuto, il terrore, la paura che questo virus potesse fare danni ancora più gravi di quelli che di gravissimi ha già fatto. Quindi esce anche nel periodo giusto, proprio per farci ancora più paure, farci ancora più temere di un futuro dove un virus potrebbe devastare tutto. Ma mi piace questa cosa perché così magari esorcizziamo le nostre paure vedendo un film di questo tipo. Quindi c'è questo virus, bisogna andare su questo pianeta, e già lì noi arriviamo ad una prima risposta. E quindi pensiamo che il film stia arrivando al termine, che la risoluzione finale consista in lei che debba salvarsi prima che l'ossigeno scarseggi e che magari possa ritornare nell'ipersonno. Invece no, perché la nostra sceneggiatura scritta da Christy LeBlanc inserisce altri elementi. Non mi sarei mai aspettato che andassimo a parare verso i cloni. Non me lo sarei aspettato, questa cosa mi ha ricordato il Moon, film bellissimo che se non avete mai visto vi consiglio, di Duncan Jones. Ecco, in questo caso sì, si scopre che lei è vero che è da 12 anni che è partita, e quindi non da 3 giorni, ma che non sia la stessa Elizabeth che noi comunque abbiamo anche
sentito, di cui noi abbiamo sentito parlare fino a quel momento, bensì un clone. Un clone, venivano fatti degli esperimenti, prima sui topino, sia sul trasferimento della memoria, sia sulla clonazione, per vedere se fosse possibile farlo anche con gli umani. E una volta che si è capito che era possibile, perché mandare gli umani su questo pianeta? Prima mandiamo ovviamente i cloni, e quindi lei si rende conto di essere un clone. Così come poi si renderà conto che l'anziana signora con cui ha parlato non era nient'altro che lei stessa originale da anziana, cioè il momento in cui lei guarda il video in cui c'è questa conferenza con lei stessa e si vede anziana e non capisce più niente, chiede informazioni a Milo e si rende conto di essere un clone. Quella scena lì mi ha sorpreso, per un attimo ho detto, caspita, non me l'aspettavo. Certo, è una cosa già vista, basti pensare, ripeto, a Moon di Duncan Jones, che se non avete visto vi consiglio, però anche lì si parlava di cloni, ma poi la storia era totalmente diversa. Anche lì si usavano cloni piuttosto che esseri umani, quasi schiavizzandoli per determinate cose che non vi rivelo se non avete visto il film. Qua si utilizzano cloni per altre cose, quindi ci sono degli aspetti similari, poi però il tutto si dirige verso un'altra rotta e comunque qua i cloni vengono presentati dopo tanti altri momenti in cui la sceneggiatura sembrava andare verso un'altra direzione, cioè noi si pensava, vabbè, ora ha scoperto di essere nello spazio, che insomma al momento in cui no, comincia a fluttuare per la mancanza di gravità, è nello spazio e ora lei deve trovare il modo di riaddormentarsi. O comunque di salvarsi la vita, e invece poi viene presentata quest'altra dinamica che almeno io non mi aspettavo, io non avevo visto nemmeno il trailer, non me l'aspettavo. E poi quindi lei scoprirà sempre di più e riuscirà scoprendo anche che la polizia ovviamente a stretto contatto con il governo non voleva che lei si ricordasse tutto, per questo le dicevano: guarda, non è vero nulla, è la tua immaginazione, perché lei, cioè, se avesse ricordato, se si fosse ricordata che insomma il mondo stava per finire e che quindi lei era in missione per questo motivo e che in realtà fosse una clone, cioè poteva veramente venire fuori un casino incredibile, quindi giustamente facciamo sì che il governo se ne lavi le mani, diciamole che si sta inventando tutto, immaginando tutto ed intanto aspettiamo che l'ossigeno scarseggi, così muore. Quindi pensate un po' anche il governo piuttosto la fa morire. Ed invece, poi, grazie a Milo, che inizialmente sembra poter essere una spina nel fianco, in realtà è un amico. Lei lo ringrazia anche. Grazie a Milo, lei riuscirà a scoprire di più. E c'è quella scena in cui, no, fa togliere a Milo il filtro che non le permetteva di osservare anche i raggi UV. E caspita, quella scena in cui il filtro viene tolto. E sulla capsula si vede questo volto, quest'altro, come lei, astronauta, insomma, con il volto, senza volto ormai, con il volto scavato. Caspita, quella scena lì non me l'aspettavo. È anche un thriller in certi momenti, ansiogeno a tinte horror, un film di fantascienza a tinte horror. E quindi ci rendiamo conto, vedendo quella poi bellissima ripresa dall'alto, che lei fa parte di una delle tantissime, delle migliaia di capsule. E dove all'interno di esse ci sono tutti i cloni? Cioè, c'è stato un guasto, alcune capsule si sono danneggiate con gli astronauti che fluttuano morti nello spazio. Caspita, quello lì sul vetro proprio non me l'aspettavo. Vedete quando si parla anche di scene inaspettate fatte bene, imparate voi registi che fate sempre i soliti jumpscare del manga. Questo non è un jumpscare, ma comunque è una cosa inaspettata che appare in un determinato momento in cui non te l'aspetti. Anzi, è un jumpscare fatto bene, si può anche definire così. Fatto sta che tutti sono cloni che poi dovrebbero colonizzare questo luogo, ci andranno prima o poi gli umani, chi lo sa? Fatto sta che scopre che Leo, che doveva essere morto, in realtà non è morto, suo marito. E che lei poi è l'unica ad essersi risvegliata e quindi intelligentemente, quando ormai il tempo sta scarseggiando, quando ormai le resta solamente la morte di fronte a sé, riesce a, grazie a Milo, a riaddormentarsi, si ricollega tutti i cavi, tutte le punture, tutti gli aghi, no, nella pelle, riesce a riaddormentarsi, ma per respirare ha un'idea geniale proprio per aggrapparsi alla vita negli ultimi istanti, cioè quella di far trasferire tutto l'ossigeno delle capsule che invece si erano distrutte nella sua. E quindi è un'operazione che
perché ovviamente si svolgerà in un lungo tempo, ma intanto lei si riaddormenta, devono passare, se non erro, altri 34 anni prima di arrivare a destinazione. Però caspita, cioè la sceneggiatura ad un certo punto ti prende proprio a schiaffi perché succedono tante cose, il film veramente poteva essere valido anche solo con la scoperta di questa che in realtà è da 12 anni che sta viaggiando, quindi si poteva pensare, ok, non si ricorda le cose perché comunque è 12 anni che è nell'ipersonno. Poteva essere anche solamente un film di sopravvivenza con lei che deve trovare, grazie a Milo e alle persone con cui parla, deve cercare di riaddormentarsi e di salvarsi. Invece no, si parla dei cloni, ci sono queste belle scene in cui vediamo proprio tutte le altre capsule criogeniche. Si percepisce che anche ovviamente Leo sia un altro clone, come del resto tutti, perché gli manca la cicatrice, e che quindi anche Leo si ricordi delle cose, abbia dei pensieri perché gli sono stati introdotti, come veniva fatto, no, con i topi e il trasferimento della memoria. Quindi ti aggiunge il film anche questo tassello ed effettivamente sorprende. Non mi importa se sono espedienti già visti, perché dipende come si raccontano. E secondo me qua non ci troviamo di fronte a sterili scopiazzature, bensì ad un film che utilizza temi già visti in altri film, ma in maniera senz'altro inaspettata e coerente. Quindi questa cosa mi ha colpito, con un finale in cui lei riesce ad addormentarsi e in cui vediamo questo pianeta, no, in cui i nostri protagonisti, Leo e Elizabeth, sono abbracciati insieme. Che sia un sogno, il sogno che lei sta facendo una volta che si è riaddormentata, che siano passati gli anni e che quindi ce l'abbia fatta ad arrivare, che da quell'abbraccio possa nascere quindi un figlio e quindi si possa colonizzare questo luogo, ma dovremmo immaginarci quindi questo luogo che ovviamente porta avanti il genere umano, ma attraverso i cloni. Mi sembrerebbe strano, perché ovviamente se mandano i cloni per vedere se può essere colonizzato questo posto, è proprio perché l'essere umano si vuol salvare, quindi non è che l'essere umano voglia far sopravvivere solamente i cloni. E quindi sicuramente possiamo pensare ad un futuro in cui su questo pianeta esseri umani e cloni possano vivere nello stesso ambiente. Possiamo pensare ovviamente nuovamente anche al governo, a quanto usi, no, le critiche a questo governo, che ovviamente usa le persone, in questo caso i cloni. Questo già c'era in Moon, con alla fine però di Moon anche il governo che va incontro ad una responsabilità per ciò che ha fatto, quindi anche in questo caso c'è pure una critica al governo che qua ovviamente esagerando, estremizzando attraverso l'ausilio dei cloni, però si critica il governo che pur di salvaguardarsi è disposto a tutto. Fatto sta che a me questo film è piaciuto molto, fatto sta che seppur non possa essere il film originale che inventa espedienti perché li abbiamo già visti, li usa in maniera coerente e sensata. Quindi io sono rimasto molto soddisfatto, secondo me è una delle opere migliori di Alexandre Aya, anzi secondo me insieme ad Alta Tensione è proprio la sua migliore, quindi sono curioso di sapere la vostra. Pensiamo anche solo al colpo di scena che c'era in Alta Tensione e quante volte quel colpo di scena poi è stato riutilizzato in tantissimi altri film. Dipende come si utilizza un colpo di scena, come si utilizza un espediente. Se devi fare un film dove copi pari pari quel che accade senza una minima identità, allora io te lo critico il film, ma questo Oxygen non ci mostra questo, non è il caso di Oxygen. Anzi, è un film che proprio non mi ispirava nemmeno tanto prima di vederlo, perché io con la fantascienza, seppur 2001 sia uno dei miei film preferiti, e dopo averlo visto invece mi pento per non averlo recuperato prima e per non poterlo vedere in sala. Quindi fatemi sapere la vostra, noi ci vediamo alla prossima recensione, un caro saluto, ciao ciao!